Beata Rizzo Ortolani aveva questa questo sento tema, questa Alessi Bertallo amanti, che incredibilmente scusate che tra l'altro secondo me hanno preso anche il numero iniziale, ho trasformato in una cosa elettronica qui. Pensavo fosse partito prima la registrazione, nessuno ha clacsonato. E poi fra poco. Ebbene, tutte stanno incensando The Lode Oppenheimer di Christopher Nolan, visti in anteprima. Sono andato a vedere Barb. Diciamo che le critiche sono state controverse, divergenti, i pareri divergono. Ma invece giovedì per Darum View Cinema, poi forse sarà l'ultima recensione prima del Festival di Venezia, andrò a vedere questo film più vero, più intimista, di sentimenti veri, un film diciamo di Laura Terruso, di origini terrone, forse nata negli Stati Uniti con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco, papà scatenato, scusate, adesso abbassiamo il finestrino. But My Father, un film che potrebbe ricordarti i presenti miei, di G. Roach, Be The Parents. E da lì che De Niro, dopo Analyze This, diciamo, cambiò il suo percorso stradale, no, attoriale, cimentandosi sempre di più nella commedia. Comunque era stato veramente eccezionale nel film Midnight Run di Marty Brest, regista di Beverly Scop e di Scent of a Woman. Rincontro, diciamo, Sebastian Maniscalco, dopo averlo ucciso nella finzione. Maniscalco fu Crazy Joe Gallen di Irishman, Martin Scorsese, questo De Niro che alterna la commedia brillante, diciamo, a film mutante come il nuovo film Killers of the Flower Moon. A proposito di Oppenheimer, ci sarà lo scontro fra due Robert Downey Jr., che fu sconfitto proprio da Al Pacino di Scent of a Woman, primo Oscar per Al Pacino, ultima nomination, diciamo, quando fu candidato nominato per Charlot di Richard Attenborough. Questo De Niro che se la batterà nel ruolo di William Hurt, Killers of the Flower Moon, contro Robert Downey Jr. e forse proprio contro Ryan Gosling di Barb. Questo falò straordinario, questo falò che sa già cosa scriverà, probabilmente ha già scritto la recensione prima della visione di questo papà scatenato. Un film che potrebbe ricordare nel titolo volutamente Raging Bull, Toro Scatenato, a proposito di Scorsese, premio Oscar, De Niro, dopo Il Padrino parte secondo, come non protagonista, best supporting actor, forse Dirty Grandpa, così tradotto per richiamare questo masterpiece di Martin Scorsese, diciamo, di Dan Mazer. Non mi piace molto questo Maniscalco, apparterrà una famiglia di Maniscalco, uno stand-up comedian. In America vanno matto, ma comunque il falò è veramente impazzito completamente. È un uomo geniale, un uomo che a volte si strappa da solo i coglioni, un coglionazzone, un uomo che va contro la politica e cultura dei genitori, che taglia tutti i cafoni genitali, un uomo che se ne fotte delle regole, un uomo che guida nella sua strada impervi, imperterritamente, inseguendo, diciamo, il suo destino, il suo delfino, uomo puro, un uomo bistrattato, stracizzato, stigmatizzato, internato, picchiato, angariato, bullizzato, un uomo rinnovato, un uomo veramente insuperabile. Qua qualcuno supera papà scatenato, maron. Poi il 17 agosto De Niro compirà 80 primavera, ma siamo 17 agosto, ferragosto e 15, in pieno, diciamo, caldo estivo, maron, il falò, maron, madò. Falò è veramente geniale quando riscende in campo, altro che Aristoteles dell'allenatore nel pallone, tutti gli avversari entrano nel pallone, non ci capiscono più niente, è un fantasista, un uomo fantasioso, poetico, vertiginoso, dribbla, scarta gli avversari, distrugge tutta la critica cinematografica con la sua scrittura veramente poliedrica, versatile, camaleontica, imitatrice del miglior Bob De Niro, che cambia pelle, un uomo con le palle, un uomo che non è un ballista, un uomo che diciamo giocò a calcio, esperto d'arte balistica, un uomo che, vedete, parla mentre guida, scrive, ama, viene fottuto, viene, diciamo, massacrato,
poi rinasce l'arabo fenice. In Joker 2 non ci sarà però De Niro. Stand up comedian Bill Murray, lo Spirit Boss, la Beyond, Mad Dog and Glory, poi Frank Sheeran di The Irishman e Murray Franklin. Frank Sheeran, Mare. Gli avversari contro il falò, i suoi antagonisti hanno sempre il fegato amaro, non ce la possono fare. Andassero al mare a riscaldarsi le palle e tutte le vecchie rincoglionite a invocarsi un po' quelle vagine, quelle fighe putride, diciamo, secche, rinsecchite. Il falò!